C'è ancora domani è forte per il tema potentissimo che racconta, ovvero il patriarcato e il maschilismo tossico, e anche per la forma che usa, ossia quella del cinema in bianco e nero e degli anni 40, il cosiddetto cinema del neorealismo. E questo stile è senza dubbio un punto di partenza su cui costruire sequenze sorprendenti e spiazzanti. Tuttavia Paola Cortellesi non si appiattisce sull'immaginario del neorealismo per raccontare il mondo di quell'epoca e ci sorprende anche con le sue scelte musicali. In quasi tutto il film crea infatti degli anacronismi grazie alle canzoni e quando la musica dei nostri tempi irrompe nel film anche lo stile cambia. Tra le canzoni che ci hanno stupito di più c'è senza dubbio l'hip hop degli Outkast di B.O.B. ma concentriamoci sull'uso delle canzoni italiane perché contribuiscono al senso del film anche attraverso il testo. Seguiteci! Aprite le finestre di Fiorella Bini, ovvero la canzone che apre il film, è del 1956, quindi molto vicina allo stile di quegli anni. Scritta da Pinky e Virgilio Panzuti, vinse il Festival di Sanremo cantata da Franca Raimondi. Nella versione di Fiorella Bini nel film sembra stare senza stonare, e anzi evoca proprio i suoni e le melodie di quegli anni e contribuisce insieme alle immagini in bianco e nero ad immergerci immediatamente in quell'epoca. Anche se poi ascoltiamo le parole e capiamo che sono usate al contrasto, ovvero in un senso ironico e beffardo. Servono infatti a raccontarci la vita che Delia e la sua famiglia vivono e anche ad anticipare quello che vedremo nel film. Il testo infatti dice «Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle innamorate. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità». E quella canzone «Aprite le finestre al nuovo sole è primavera, aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle innamorate» è proprio un presagio di quello che vedremo, ovvero un matrimonio che non è affatto un sogno e non è affatto amore, esattamente come quello di Delia e quello di sua figlia Marcella. Mi innamoro davvero di Fabio Concato e il momento in cui capiamo davvero che C'è ancora domani non sarà un semplice film in bianco e nero e quindi non sarà una pedissequa riproduzione del cinema neorealista. La voce inconfondibile di Fabio Concato sottolinea poi la scena con Paola Cortellesi e Vinicio Marchioni, interpreti rispettivamente di Delia e Nino, con lui che è il suo amore perduto, il ragazzo con cui stava e che ha lasciato. Si guardano negli occhi e la macchina da presa inizia a girare intorno a loro. Ed è un movimento di macchina che non appartiene affatto al linguaggio del neorealismo. Ma avete presente quando siete innamorati e ci siete solo tu e lei o tu e lui e tutto il mondo attorno non conta? Ecco, quel movimento di macchina racconta proprio quel momento. E Mi innamoro davvero, tratta dall'album Fabio Concato del 1999, parla proprio di questo, ovvero di come tutto sia migliore con una persona amata intorno, quella persona che ti rende la vita completa. Mi sento strano davvero. Da un po' di tempo è così. Succede sempre ogni volta che sei qui. Tutto qui mi sembra migliore. Capisco bene cos'è. Capisco che mi innamorerò di te. Perfetta. Sulle note di Nessuno, canzone portata al successo da Mina negli anni 60, assistiamo invece a una scena molto forte. È una scena infatti di violenza domestica. Delia ha fatto qualcosa che non doveva, secondo Ivano, e Ivano la picchia, mentre lei è quasi rassegnata. Paola Cortellesi ha scelto però di non mostrare questa scena in tutta la sua violenza, bensì di sublimarla e di astrarla. Mentre ascoltiamo questa canzone, allora Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi si muovono in quello che è una sorta di balletto, una coreografia fortemente simbolica in cui la violenza domestica non esplode, ma è comunque rappresentata in tutta la sua follia e durezza. Paola Cortellesi poi ha spiegato la scena, voleva che fosse un rituale, qualcosa di quotidiano, di banale, quasi un'abitudine. Ed è anche un modo per non aggiungere altra violenza a un film contro la violenza. La voce di Lucio Dalla invece si staglia altissima, magica e magnetica in un momento riflessivo del film. Delia è infatti sola con se stessa, è tardi e sta leggendo quella lettera che per lei è così preziosa. E dopo capiremo anche il perché. La Sera dei Miracoli è infatti una canzone di Lucio Dalla del 1980 dedicata a Roma, ed è un momento molto particolare quando Dalla scrive questa canzone. Sono infatti finiti gli anni di piombo e sono iniziate le estati romane, ovvero l'idea di Gualberto Niccolini. Ed ecco il gran finale del film, quello in cui capiamo quello che Delia sta progettando da tempo, ovvero il suo desiderio. E non a caso c'entra proprio quella lettera. E c'entra un appuntamento, ma non è quello che crediamo. È infatti un appuntamento con la storia, è il momento del suo diritto, è il momento del suo dovere. Ed è anche il momento in cui parte quella canzone così particolare di Daniele Silvestri a bocca chiusa. Che tra l'altro inizia citando una famosa canzone romana, ovvero La società dei magnaccioni, quindi ti spiazza per un attimo, ma solo un istante prima di capire che è un'altra canzone. Fatece largo che...
Passa il corteo, inizia Silvestri. Ed è un altro grande momento di cinema in cui la recitazione degli attori per un attimo si muove secondo la musica. Così, seguendo la canzone, anche loro mimano un canto a bocca chiusa. E voi invece cosa ne pensate? Avete amato la colonna sonora di C'è ancora domani? Fatecelo sapere nei commenti.